Grandissimo successo per la prima serata dell'evento Un mare di sapori, in corso da ieri 11 novembre e che proseguirà fino a domani 13 novembre sul corso principale del delizioso Borgo Marinaro di San Giorgio di Gioiosa Marea. Un intero fine settimana dedicato allo street food a base di pesce e non solo. Buon cibo, cultura e divertimento sono gli ingredienti di questa manifestazione organizzata dall'associazione Vivi San Giorgio con il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea ed in partenariato con il Comune di Montagna Reale e la Proloco San Giorgio. Via questa sera la manifestazione Un mare di sapori che andrà avanti per 3 giorni qui nel Borgo Marinaro di San Giorgio di Gioiosa Marea. Parliamo di questa iniziativa, come nasce, da chi è portata avanti, con quale finalità? Questa iniziativa è portata avanti dall'associazione Vivi San Giorgio e nasce per valorizzare i prodotti ittici siciliani e non solo. Infatti è possibile degustare all'interno di questo street food tantissimi prodotti a base di pesce e non solo, ci sono anche prodotti che fanno parte della dieta mediterranea e quindi è un modo per valorizzare le attività commerciali locali, per valorizzare i prodotti siciliani e per valorizzare soprattutto il territorio, favorendo anche la destagionalizzazione turistica. Ecco, quindi principalmente è un evento enogastronomico perché è possibile degustare prodotti che qui vengono appunto valorizzati attraverso vari piatti, ma anche il periodo scelto non è casuale. No, infatti il periodo è scelto proprio per destagionalizzare. La manifestazione è stata cofinanziata dall'assessorato agricoltura e pesca, in particolar modo al Dipartimento Pesca, e quindi nasce proprio per valorizzare i prodotti ittici siciliani. Questa sera è la prima serata, noi siamo proprio all'inizio dell'evento, ma c'è già tantissima gente. Cosa vi aspettate per i prossimi giorni? Noi ci aspettiamo intanto che la manifestazione sia di gradimento di tutti i partecipanti. Auspichiamo che ci sia una buona partecipazione di gente. Stasera siamo partiti abbastanza bene e pensiamo che comunque domani e domenica si possa anche incrementare. Ricordiamo che domani è possibile visitare lo street food dalle 18 alle 24 e che domenica è possibile visitare lo street food dalle 12, dall'ora di pranzo fino a tarda sera. La manifestazione è stata possibile realizzarla grazie alla partecipazione anche del comune, oltre che del Dipartimento Pesca, dell'associazione Vivi San Giorgio, dell'organizzatrice dell'evento, la Proloco e tanti sponsor che ci hanno aiutato in questo percorso. E da dove provengono le attività che avete coinvolto? Chi ha aderito? Le attività che sono state coinvolte nel progetto sono prioritariamente del comune di Gioiosa Marea, ma non mancano anche altre attività di tutto l'Interland. Quindi proprio per dare un ampio raggio alla manifestazione sono state coinvolte anche attività di tutto il territorio siciliano. Quindi diamo ancora appuntamento a sabato 12 e domenica 13, domenica pranzo e cena qui nel Borgo Marinaro di San Giorgio. Ci vediamo, questo è un appuntamento che non potete perdere. Un mare di sapori sarà aperto ai visitatori anche stasera a partire dalle ore 18 e domani da mezzogiorno fino a tarda sera. Un'occasione imperdibile per degustare il pesce e i prodotti della dieta mediterranea, allietati da tanta buona musica, giochi e animazione per i più piccoli. Siamo qui a inaugurare quello che è un evento che veramente fa grande questo paese, San Giorgio con la sua tonnara. Io storicamente ho studiato quelle che erano le 78 tonnare in Sicilia, sono stato coinvolto da Favignana a Marzamemi e non potevo mancare qui, grazie a Claudio che nelle capannine mi ha coinvolto e mi ha detto: perché non viene nel mio paesino, che insieme organizziamo la casetta
e offrire nello street food, questo street food che coinvolge il paese. E ho portato qui una rosettina, una rosetta con lo stracotto di tonno, non è altro che la ventresca, la parte della pancia del tonno bollita, una cipolla caramellata e con una salsa fatta con la bottarga di tonno rosso. Perciò grazie San Giorgio per la sua storia e grazie a voi tutto il paese per quello che avete fatto. Vi aspetto in tanti, domani, sabato e domenica dovete essere tutti vicini a noi, perché questa iniziativa dalla Prologo deve essere premiata dalla vostra presenza. Poi mangiate 1, 2, 3 pietanze, non ha importanza, l'importante è essere qui perché stanno facendo veramente qualcosa di bello. Grazie. Lei viene da Acireale apposta qui a San Giorgio per questo evento dedicato al cibo, allo street food, ma in particolare proprio allo street food che vuole valorizzare il pesce. Ci spieghi meglio che cos'è un mastro salatore? Allora, il mastro salatore in antichità, quello proprio quando la Donnara Vostra era attiva, era quella persona che si occupava di prendere il pesce e cominciarlo a conservare. Venivano bolliti pezzi di carne di tonno per fare le latte, le vostre latte di tonno sott'olio, ma si faceva prima ancora anche il pesce salato e la cosa più pregiata oggi per noi è le sacche ovariche della femmina, della donnina, e poi c'era il lattume dei maschi che veniva messo sotto sale e dopo un po' di mesi veniva asciugato al sole e poi si potevano fare delle pietanze come un bel spaghetto con la bottarga di tonno rosso. Un antico mestiere che oggi è una professione particolare, ricercata. Sì, è ricercata, l'abbiamo voluta mettere nuovamente in circolo. Ha più di 10 anni che portiamo avanti con questa politica. Io ho un amico, uno chef che molti anni fa abbiamo condiviso il brand, è Ciccio Sultano, è un 2 stelle Michelin di Ragusa Ibla, che mi ha detto: Alfio, io ti voglio firmare la tua bottarga. Abbiamo cominciato a produrre anche insieme, cercando cosa? Quell'equilibrio della dolce sapidità. Oggi la bottarga non è più quel pezzo di pesce salato, ma è molto curato perché ci abbiamo messo le mani anche come cuochi. I cuochi cercano sempre questo equilibrio tra il dolce e il salato, il sapido, l'acidità, tutto curato con un palato più attento. Perciò oggi vi dico, iniziamo a mangiare bottarga perché è la vera economia della qualità. Pochi grammi riescono a insaporire un piatto di pasta, o pochi grammi possono insaporire una salsa che va a ornare quello che è la grassezza, il morso rotondo di un boccone. La manifestazione Un Mare di Sapori è stata organizzata dall'associazione Vivi San Giorgio con il patrocinio del Comune di Gioiosa Marea ed in partenariato con il Comune di Montagna Reale e la Prologo San Giorgio, cofinanziato dal Dipartimento Pesca dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca. L'evento si inserisce tra i progetti di valorizzazione dei prodotti ittici siciliani nella dieta mediterranea. Diciamo che anzitutto veramente non ci aspettavamo tanta gente per un'iniziativa che abbiamo fatto per la prima volta e non sapevamo, diciamo, come poteva essere il risultato. Ma oltre questo, veramente già la prima sera è stata una grande serata, la gente si è divertita, ha gustato veramente, in tutti gli stand hanno lavorato tutti, quindi siamo soddisfatti. Oltre a questo c'era anche il disegno dei ragazzini delle scuole elementari che hanno avuto un bel risultato di visibilità di tutta la gente che l'hanno votato, sono rimasti contenti. Diciamo, siamo soddisfatti. Obiettivo? Creare aggregazione e veicolare l'importanza del pesce, l'importanza di questo prezioso frutto del mare. Allora, la prima cosa, come hai detto tu, è aggregazione. Senza l'aggregazione non si può fare niente. Un detto antico diceva, siciliano, che una noce in un sacco da sola non fa rumore.
Invece qua, grazie a Dio, la Proloco, noi dell'associazione, il comune ci ha dato anche una mano d'aiuto, ma oltre questo Nino Currò, che è, diciamo, la mente dell'organizzazione dal punto di vista per quanto riguarda tutti i bandi, tutte queste cose. Poi dico tante altre, Nino Masi, Salvino, io non voglio, dico, ringraziare tutti, perché c'è una grande squadra dietro di noi per poter portare avanti questa cosa. Da soli sicuramente non si può fare nulla. È un'iniziativa che la gente sta ammirando ed è contenta, quindi io spero che se la cosa veramente come pare vada bene, vi aspettiamo per l'anno prossimo, ci spero tanto. We've been punching that clock, working 9 to 5 for 2 weeks now in a row. Haven't done anything fun since, well, I don't know. We finally have a few days off and know where we gotta be. E praticamente siamo perfettamente in linea con quelle che sono le direttive del progetto, con quello che ci eravamo prefissati di fare. Praticamente, come tu sai, ne abbiamo parlato precedentemente, gli obiettivi erano il pesce povero, il pesce povero e la dieta mediterranea. Abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto adesso tutto quello che noi prima abbiamo fatto attraverso i convegni lo stiamo trasformando in pratica, perché c'è un discorso ludico e ricreativo. E come fin troppo noto, tutto sta funzionando. Tutto sta funzionando perché, come ha già detto il presidente Biagio Foti, con il quale mi trovo in perfetta sintonia, e sta funzionando perché c'è una sinergia, che vuol dire che ci siamo messi tutti insieme. Questa è una cosa fondamentale, importante, e spero che questa cosa ci sia continuità, perché tu prima magari chiedevi quali sono le attività che faremo nel futuro, quindi nell'imminente Natale. Ecco, e quello che ti voglio dire è che se noi siamo tutti insieme riusciamo a fare tante cose. C'è un problema, come ho detto precedentemente, lo voglio ripetere, di tessuto sociale di paese che in maniera naturale è abituata ad accogliere, quindi l'accoglienza per noi è un fatto fondamentale. Quindi che cosa si può dire? Si può dire che la manifestazione è in perfetta sintonia, che è bella e che siamo contenti. Una cosa che mi fa piacere dirti: ieri l'apertura è stata fatta da questo gruppo folk del Meliuso. Sono un gruppo di Gioiosa Marea, come tu sai noi siamo una frazione di Gioiosa Marea. Sono un gruppo di tantissime persone che hanno fatto una bella cosa. Sono persone che quotidianamente vanno a lavorare e poi si divertono manifestando, facendo gruppo, facendo delle manifestazioni folk che hanno un buon riscontro. Quindi diciamo l'impatto è stato anche questa accoglienza, questa musica folk da parte del Meliuso è stata la ciliegina sulla torta, è stata una cosa bella. Quindi ora noi l'augurio che ci facciamo è che i 3 giorni proseguono così, che chiunque viene qui a trovarci trascorre delle serate serene, tranquille, e contestualmente si diverte utilizzando e gustando tutti i cibi delle varie casette che ci sono. A proposito di cibi e di casette, in questo momento stanno scorrendo le immagini, ma quante sono e cosa offrono? Le casette sono circa 22 o più di 20, diciamo più di 20, e praticamente la maggior parte di loro stanno praticamente facendo delle pietanze dove c'è il pesce povero. Poi magari la maggior parte sta facendo questo, o per esempio se ci sono, ti faccio un esempio, se c'è la focaccia c'è l'acciuga, quindi la che vuol dire che il pesce povero migliora la qualità dei prodotti, anche se di fatto non è pesce, sono altri prodotti. E la cosa importante che dicevo è anche andare oltre San Giorgio e ragionare come comprensorio, perché ritengo che qui ci sono tutte le peculiarità per fare cose buone. Sento sto sonno caribe.
fammi riposare, fammi ripigliare ciato. Lunga mi tieni stucciato, petto notte e giorno. La murica, ma da sto te lo torno. Terra sicula, fammi innamorare, se c'è sta terra sicula. E buona la prima giornata, già siamo nel clou, nella seconda. Come stanno andando queste giornate e come nasce tutto questo? Le giornate stanno andando bene, siamo partiti già bene ieri sera con una buona partecipazione di pubblico e gli espositori sono rimasti tutti abbastanza soddisfatti. Questa manifestazione nasce perché come associazione abbiamo partecipato a un avviso pubblico del Dipartimento Pesca dell'Assessorato Agricoltura e è stato ottenuto un finanziamento che ci consente quindi di realizzare questa manifestazione. I partner di questa manifestazione sono il Comune di Gioiosa Marea, la Proloco e il Comune di Montagna Reale e niente, abbiamo dato vita a un evento che è risultato alla fine è molto positivo e importante per le ricadute economiche sul nostro territorio e per favorire la valorizzazione dei prodotti ittici siciliani, che poi è il vero obiettivo che si prefigge la manifestazione. Ecco appunto, cosa vediamo qua? Il protagonista di oggi, il pesce, perché valorizzare questo prodotto così importante? Il pesce, noi abbiamo fatto anche dei convegni proprio che mirano alla valorizzazione del pesce povero di cui è ricco il nostro mare, ma che viene poco valorizzato e poco sfruttato. Quindi questa manifestazione vuole proprio incentivare e si concentra sul consumo di questi prodotti, ma non sono solo prodotti a base di pesce povero, ci sono tantissimi prodotti della dieta mediterranea. Ci sono anche dei prodotti, diciamo, della categoria di pesce, quella un pochino più richiesta sul mercato, anche per permettere alla gente di confrontare e capire effettivamente che il pesce povero ha delle qualità organolettiche, nutrizionali e da sapore eccezionali. Entriamo un po' nel dettaglio. Noi siamo arrivati e abbiamo visto la prima casetta con dei token. Come funziona? Come è possibile via via gustare le varie eccellenze? Abbiamo scelto un sistema semplicissimo e molto utilizzato in questo periodo per questo tipo di eventi. Praticamente alle due casette d'ingresso è possibile acquistare dei token che non sono altro che dei gettoni. Con i gettoni acquistati uno si reca nei vari punti vendita ed è possibile acquistare prodotti. Per facilitare l'utente all'inizio, diciamo, ai due ingressi principali sono posizionate delle tabelle dove sono indicati sia i prodotti presenti nei vari stand che i prezzi che ogni prodotto ha. San Giorgio di Gioiosa Marea, passato domani, perché deve essere amata e valorizzata ed apprezzata? San Giorgio ha delle caratteristiche diciamo che ci rendono quasi unici, un territorio splendido, conosciuto molto durante il periodo estivo e sfruttato molto durante il periodo estivo proprio dal punto di vista turistico. Però non è solo turismo, noi proprio abbiamo mirato con questa manifestazione a destagionalizzare, a favorire le attività commerciali in un periodo di crisi, anche perché veniamo da due anni di pandemia ormai quasi superata, ma comunque da affrontare con molta attenzione, e quindi abbiamo avuto questa idea e abbiamo dato un input ai nostri commercianti che hanno colto e hanno partecipato in maniera collettiva e quasi totale, oserei dire. Cosa auguriamo a tutte le persone presenti qui oggi? Ma intanto auguriamo di poter apprezzare i nostri prodotti, auguriamo di divertirsi perché non mancano le attrattive e niente, auguriamo che questa manifestazione sia stata gradita e che si possa ripetere in futuro.
Sindaco, quando un'iniziativa raggiunge un successo tale, tantissime persone, cosa si prova e che impegno c'è, diciamo, per tutto questo? No, sono contentissima perché dietro iniziative di questo genere ci sono tantissimi sacrifici e colgo l'occasione per ringraziare l'associazione Vivi San Giorgio e la Prologo San Giorgio per questo splendido evento, perché noi stasera qua ne stiamo godendo di questo evento, ma dietro c'è un lavoro faticoso che però credo sia sotto gli occhi di tutti e abbia dato un bellissimo risultato. Soprattutto c'è anche l'esperienza di chi conosce il territorio, di chi conosce realmente le potenzialità del nostro territorio e vuole fare di tutto per farle conoscere anche a chi già non le conosce bene. Da dopodomani, San Giorgio di Gioia Marea, diciamo tutto l'anno, per le eccellenze che ha, per il mare, per la gente che vi è in questo luogo. Sì, San Giorgio è un posto meraviglioso con un potenziale enorme che già questa sera vediamo quello che ci sta offrendo, e questo è un piccolo passo per far conoscere San Giorgio non soltanto durante il periodo estivo, ma per farlo conoscere anche durante la stagione autunnale e d'inverno. Che dire, noi faremo di tutto insieme appunto alle associazioni locali, insieme all'associazione Vivi San Giorgio, con la Prologo e con tutti i cittadini comunque che vogliono impegnarsi per il territorio, faremo di tutto per fare tantissime iniziative e per far crescere sempre di più questa nostra amata frazione. Cosa auguriamo a tutti i presenti qui oggi? Di divertirsi, di passare una bella serata. Questo è uno splendido evento che riguarda tutti. Ci sono appunto le famiglie, ci sono bambini, c'è stato anche un bellissimo concorso in cui sono stati coinvolti tutti i bambini che con la loro fantasia e con le loro idee hanno realizzato quello che vedono di questo street food e ha permesso appunto a bambini di creare, di divertirsi, di scoprire il pesce e di amare anche il pesce, che molto spesso è difficile farlo assaggiare nostri piccolini. We've been punching that clock, working 9 to 5 for 2 weeks now in a row. Haven't done anything fun since, well, I don't know. We finally have a few days. Salvo, siamo nello stand di ristorante Canicani, sono Giuseppe Viola, sono chef e andiamo a preparare un pacchero nero ai carboni vegetali con cocce, patate e zucca e rosmarino. Che ingredienti occorrono per preparare questo piatto? Occorrono delle cocce, delle patate, del rosmarino, della zucca e la zucca, basta. Andiamo a fare un soffritto di olio e aglio e cocce. Sì, aspettiamo, in 2 minutini passano. Adesso andiamo a sfumare col vino bianco. Mettiamo le patate. E un po' di prezzemolo. Profumi sentiamo in questo momento, sentiamo un profumo davvero invitante. Sì, sentiamo il profumo del vino che sta evaporando, il sapore del mare della goccia che butta la sua acqua. E adesso andiamo a mettere la vellutata di zucca. Cosa ne pensa di questo evento qui a San Giorgio di Gioia Marea? Per noi è la prima volta che facciamo street food e ci è molto piaciuto, ci ha entusiasmato questo evento, è da rifare. In 2 minuti saranno pronti. Sono dei paccheri di al carbone vegetale e di pasta fresca. In pentola.
Adesso inizia la parte di amalgamatura. Mettiamo un po' di prezzemolo. Andiamo a impiattare il nostro pacco. Dell'arancia disidratata, del concante di riso e una foglia di rosmarino. Noi abbiamo usato delle gocce, delle patate e della zucca. Abbiamo come pasta un pacchero nero al carbone vegetale di pasta fresca. Auguriamo a tutti una buona cena e una buona degustazione. Perché è un piatto particolare, intanto per la digeribilità dei carboni vegetali e perché comunque è una cosa molto saporita, non è la classica zucca, ma è una vellutata di zucca aromatizzata con del rosmarino. Sapori molto freschi, molto, molto buoni e delicati anche, per cui è molto molto apprezzato. Assessore, siamo nel vivo di questo grande evento dedicato alla valorizzazione di un prodotto eccellente. Come sta andando e qual è l'auspicio? Ma credo che la prima cosa che bisogna dire è che questo è un fatto importante, perché San Giorgio ha una storia, diciamo, del pesce che nasce dalla Tonnara, molto prima del paese di San Giorgio, quindi ha una storia importante. Fare un'iniziativa di questo tipo valorizza questo territorio, che è quello che noi, da quando ci siamo insediati come amministrazione tutta, pensiamo di poter valorizzare questo paese in diverso modo, ognuno per le sue caratteristiche, tentando e cercando di trovare unione e l'accordo con tutti, come l'associazione che oggi sta facendo qui questa iniziativa di San Giorgio, insieme al patrocinio del comune e tutti quelli che hanno collaborato, perché l'effetto che abbiamo ottenuto in questi mesi è quello di stare uniti e di lavorare tutti assieme per il bene della comunità gioiosa, che ne ha molto bisogno. Quale stand ci troviamo, come ti chiami e cosa preparerai, cosa ci farai gustare oggi? Allora, qui ci troviamo allo stand numero 1, siamo la panetteria 2 stelle, prepariamo la caponata di capone.
dentro il panino. Panino finale con la caponata di capone, con pesce capone, cipolla, melanzane, olive, sedano e pomodoro. Grazie e buonasera a tutti! Questo è lo stand della Prologo. La Prologo ha cucinato pasta sarde e finocchietto e polpette di acciughe. Cioè, pensa, la pasta con le sarde è una cosa, diciamo, tipica del nostro territorio. Però la cosa che volevo evidenziare, le polpette di acciughe. Con le acciughe e con le sarde si possono realizzare le polpette, mentre quello che quotidianamente appare è che le polpette vengono fatte con la carne, però chiaramente ci sono dei processi di lavorazione un pochettino più complessi. Noi della Prologo chiaramente non siamo un'attività commerciale, non siamo, siamo una Prologo, quindi non facciamo altro che promuovere il nostro territorio e in questo caso specifico le ricchezze del nostro mare. Poi vi volevo dire una cosa, noi come Prologo non facciamo mai nomi perché si ragiona come gruppo, un po' le cose che abbiamo detto, però non posso non evidenziare questo signore, che è il signor Silvio, che praticamente da anni è un riferimento, un cultore dell'alimentazione, perché per lui ci ha trasmesso questi valori anche a noi. Alimentazione vuol dire tanto. Perché alimentarsi bene vuol dire evitare malattie, vuol dire avere un rapporto col territorio, quindi per noi è un punto di riferimento, è una persona importante. Adesso spero che vi mostra, ecco, questo è il piatto con le sarde, con le sarde il finocchietto, e queste qua sono le polpettine di cui prima parlavo. Vabbè, con le sarde? Sarde o anche qualche acciuga in mezzo che... E poi con finocchietto, uva passa, pinoli e alla fine si mette un po' di mollica, che auguriamo, no, che stiano bene, che provino tutti i prodotti, che sono tanti, in special modo il nostro prodotto.
esperienza di questa serata? Bellissima, già ci sono state ieri sera, per cui stasera sono proprio ritornate. Sono delle belle iniziative perché francamente ne sentivamo il bisogno. Lei da dove viene? Di qua o viene da... Vengo da Patti. Cosa apprezza di più di serate del genere? Il movimento, la compagnia, le persone che finalmente riescono a comunicare fra di loro, perché siamo stati chiusi abbastanza. Praticamente è appunto un misto di pesce dove appunto abbiamo i calamari, lo sciabaghetto e appunto i gamberetti. Perché sono così tanto apprezzate queste quattro pietanze? Secondo me attira molto, vederlo così fa venire l'acquolina, va. Quale stand ci troviamo e cosa offrite qui? Noi siamo al numero 19, siamo il ristorante Il Covo dello Zio Sam e facciamo il panino con le polpette di capone accompagnate dalla cipollata o da un'insalatina. Facciamo anche il panino con le panelle. Cosa ne pensa di questa iniziativa? È stata una bella iniziativa, una bella idea, è un modo particolare per attirare gente, considerato che lo street food non si era mai fatto. Stand del pesce stocco che viene fatto in due modi: classico a ghiotta alla messinese con patate, olive, capperi, e poi anche quella di insalata, che è un piatto freddo con pomodorini, olive, capperi e cipolla. Cosa auguriamo a tutti i presenti qui oggi? Di passare una bella serata di divertimento e anche di mangiare bene, speriamo, in giro. Abbiamo un profumo davvero invitante, cosa abbiamo qui? Tagliata di tonno,
Ci parli un po' di come viene cucinata e perché è così amata. Amata perché è un prodotto tipico di qua, del messinese. Viene mangiata quasi cruda. E poi di là abbiamo le acciughe a beccafico. E oggi proponiamo appunto le lumache con olio, sale, pepe e origano. Cosa ne pensate di San Giorgio di Giosa Maria, di questo luogo? È una bella manifestazione. Loro sono alla prima e anche noi siamo alla prima, quindi diciamo che per tutti è una nuova esperienza. Terra sicula, fammi innamorare di questa terra.